Auguro a tutti voi una buona e santa giornata, un buon lunedì e quindi inizio di settimana. Oggi si ricordano i fratelli Marta, Maria, Lazzaro. E nel Vangelo Gesù ci offre il modello dell'essere discepolo. Il vero discepolo di Cristo chi è? È colui che sa ascoltare. E da quell'ascolto trae per la sua vita, per il suo cammino, gli spunti per vivere. Ascoltando Gesù, vivremo come Gesù vuole. Ascoltando il mondo, vivremo come il mondo vuole. Ma la parola del mondo non sempre corrisponde con la parola di Gesù. Oggi voglio prendere dei versetti del Salmo 33 e darvi uno spunto per vivere bene questa giornata. Partiamo dal primo versetto. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Benedirò il Signore in ogni tempo. Che cosa significa? Sempre. Va benedetto il Signore, quando siamo con il sorriso sulle labbra e nel cuore e quando siamo con le lacrime agli occhi e nel cuore, quando c'è l'abbondanza della benedizione e quando sperimentiamo il buio a causa di un momento particolare. Benedirò il Signore in ogni tempo, ogni giorno. Quando il Signore ci dona la grazia di mettere i piedi a terra, di aprire gli occhi, ti benedico, Signore, e ti ringrazio. Un altro versetto. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Ecco. Quando noi ci mettiamo davanti al Signore siamo come davanti ad una luce potentissima. E quando questa luce potentissima si riflette su di noi, il nostro volto è illuminato da quella luce. E questa luce mette anche in risalto le macchie, no? I difetti, le cose che non vanno. Lasciamoci illuminare dal Signore. E siamo tutti come dei poveri. Che gridano aiuto. Non sentitevi mai perfetti, mai arroganti, mai superbi, ma sempre piccolini, 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 umili, umili, umili. Signore, ma a chi devo guardare se non guardo a te? Da chi devo andare se non da te? L'ultimo versetto, temete il Signore. Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. Che cos'è il timore di Dio? Non è la paura di Dio, ma è l'amore al Signore. Quindi tu talmente lo ami che hai il timore di poterlo offendere in qualche modo, con un pensiero, con un gesto, con una parola, con un'azione. Nulla manca a coloro che lo temono e io ho questa fede immensa, so che il Signore non mi abbandonerà, anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male perché tu, Signore, sei con me. E allora con queste parole e con questi pensieri mettiamo tutto nelle mani del Signore e nel cuore della Mamma Celeste e preghiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
Desidero alle 18:20 pregare il Santo Rosario in diretta per chi ci sarà, per chi vuole unirsi a me, sapete dove dovete andare, sul canale YouTube Don Francesco Cristoforo. Vi mando un bacio forte, forte, forte e vi voglio bene tanto, tanto, tanto.